Il capo del governo israeliano, Benjamin Netanyahu, ha inaugurato una nuova mostra dedicata all'Olocausto ad Auschwitz, in Polonia. Solo in questo campo di sterminio la folle soluzione finale decisa dai nazisti è costata la vita ad 1.300.000 persone. Essere oggi qui con i sopravvissuti, nel blocco 27, con coloro che sono stati qui è qualcosa di eccezionale e io sono davvero commosso. C'è gente che nega l'Olocausto. Fateli venire qui e fateli leggere nome per nome. Le prime esposizioni ad Auschwitz risalgono agli anni 60 del secolo scorso. Cadute in disuso nel corso dei decenni successivi, sono di nuovo tornate attuali per iniziativa del governo israeliano, che ne finanzia la produzione.